Subito rientrato al lavoro, potremmo dire, eh, fresco sposo, auguri a Massimo Grimaldi, ma auguri alla signora. Eh, pronto a riprendere l'attività, attività in un momento particolare qui in Consiglio regionale della Campania. La discussione di oggi eh, con Massimo Grimaldi è il tema dell'odierna puntata del taccuino politico della Campania. Parliamo soprattutto, non possiamo non eh, evidenziare quello che è un tema ormai centrale nell'ambito della politica, non soltanto regionale, ma nazionale. Parlamo, parliamo della Spending Review, cioè una revisione. Eh, per chi non conosce bene l'inglese, della spesa, infatti in maniera ottimizzata per cercare di ridurre appunto, la spesa pubblica per non aumentare l'imposizione eh, fiscale. Il Presidente della commissione bilancio, tra qui a qualche mese impegnato nel consuntivo prima e nel preventivo poi, ma sicuramente in questo momento particolarmente impegnato nella ricerca di eventuali sprechi che pure ci sono. Nel contempo c'è stata l'approvazione o quantomeno la discussione in commissione di una, eh, legge, di una proposta di legge regionale che va in questa direzione. Sì, credo che la proposta della legge regionale a cui faceva riferimento lei, che è una proposta di legge indipendentemente dalla spending review che noi già abbiamo messo in campo. Poi con la spending review naturalmente ci saranno ulteriori eh, come dire, aggiornamenti rispetto alla diminuzione della spesa. Spending review è appunto ottimizzazione della spesa, significa meno costi. Eh, naturalmente in alcuni casi, ed è questa la discussione poi in questi giorni anche tra il governatore Caldoro e il governo Monti, rispetto alla necessità di non eh, tagliare quello che poi in qualche modo serve a garantire servizi ed efficienza ai cittadini mi riferisco in particolar modo alla spesa sanitaria peraltro dove si è aperta una discussione seria e ai trasporti che sono in qualche modo come dire, due servizi che incidono immediatamente sui cittadini uno attiene addirittura alla salute dei cittadini quindi al centro del, del, della, della vita quotidiana di ognuno di noi e l'altro su un servizio fondamentale che è quello dei trasporti che serve come dire, in qualche modo a mettere in condizione i cittadini di questo regione eh, di poter, di poter ehm, raggiungere il, il proprio luogo di lavoro in molti casi, quindi eh, ai tanti studenti che devono andare all'università, che devono proseguire negli studi, quindi un settore fondamentale sul quale i tagli della cosiddetta spending review potrebbero incidere molto. Eh, siamo eh, in questi giorni impegnati con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio del rendiconto del 2011 e impegnati anche ad una manovra di bilancio che riguarderà appunto il 2012. A questo il progetto di legge che è stato approvato nella scorsa settimana che prevede la riduzione di una serie di cose che riguardavano i cosiddetti costi della politica, quindi un ulteriore eh, taglio ai costi della politica, un ulteriore eh, segnale eh, ai cittadini, a noi stessi, alle nostre famiglie, a chi ci osserva eh, che si può fare qualcosa anche avendo meno rispetto a quello che avevamo prima. Quindi c'è la riduzione del telefonino che sarà completamente ad appannaggio dei consiglieri regionale, c'è la riduzione del L'indennità di funzione quando siamo in ferie, eh, agosto, adesso noi tra qualche settimana eh, chiuderemo come è giusto che sia eh, e non perceperemo l'indennità di funzione così come avveniva negli altri anni. Quindi abbiamo abolito completamente le cosiddette auto blu, nessuno di noi indipendentemente dalla funzione resta in capo solamente al Presidente della Giunta ma come è ovvio che sia, al Presidente del Consiglio come è ovvio che sia eh, la cosiddetta macchina di servizio, per il resto abbiamo abolito la macchina di servizio a tutti a partire dai consigli regionali, a partire dai eh, direttori generali delle aziende e ospedaliere, delle ASL quindi come dire un ulteriore segnale ai cittadini che ce la possiamo fare e ce la possiamo fare solo se siamo attenti, siamo attenti alla spesa, la cosiddetta spesa inutile, alla cosiddetta spesa eh, che non è indispensabile. A questo, però, chi ci governa oggi. E chi ci governerà domani, sia esso Berlusconi o altri, eh, dovranno capire che ci sono alcune cose che per noi, per il territorio, sono fondamentali. Non si può pensare di abolire determinati servizi e soprattutto non si può pensare nel momento in cui stiamo uscendo da questa crisi, anche come regione, per gli sforzi enormi che ha fatto il, governo, il governatore Caldoro e per i tanti risultati, risultati positivi ottenuti che sono sotto gli occhi di tutti, non si può pensare di non avviare finalmente lo sviluppo. Senza sviluppo Po e solo come dire, con una politica oppressiva si, torna, si rischia di tornare indietro e di non guardare avanti. Andiamo proprio a questo aspetto, perché eh, qualcuno dice finché si tratta di eh, come dire, eh, in qualche modo imporre le tasse ai cittadini, non c'è bisogno di grandi scienziati, insomma, questo lo possono fare un po' tutti quanti, anche se vanno mirate, ovviamente, soprattutto in alcuni eh, settori. Il problema nasce nel momento in cui bisogna iniziare a fare politiche di sviluppo come giustamente faceva riferimento Massimo Grimaldi. Politiche di sviluppo che in Campania vanno in un qualche modo indirizzate verso determinati settori che seguono quantomeno la vocazione del territorio. Ecco, io la domanda che mi sento di porre è questa: c'è almeno un'idea di fondo dove mi riferisco ovviamente ai settori di intervento dove si pensa che in un qualche modo ci si possa iniziare un cammino diverso fatto soprattutto di sviluppo Guardi, noi abbiamo preso questa regione nel giugno del 2010 e eh, eh, abbiamo ereditato, in eh, quel periodo che, dove ci sono gli strascichi ancora oggi, una serie di enormi difficoltà. Quindi, abbiamo dovuto eh, eh, questa barca che faceva acqua da tutte le parti. La prima cosa che abbiamo dovuto fare, che deve fare un buon marinaio e quindi un buon capitano, deve ordinare all'equipaggio, è quello di mettere le top. A queste falle che si erano aperte nella, nella barca, nella chiglia della barca, altrimenti la barca rischiava di affondare. In questo caso, l'interregione rischiava completamente di affondare. Quindi, i primi mesi, il primo anno, abbiamo dovuto mettere continuamente pezze toppe, come le dicevo, e quindi cercare che la barca non affondasse. Oggi, eh, che abbiamo in qualche modo riportato, messo la barca quasi in sicurezza, quindi per poterla, per poterla far navigare, stiamo pensando naturalmente a, ehm, ad andare verso quei lidi che sono lidi sicuri e che sono come dire lidi che possono rappresentare in questo senso lo sviluppo vero della nostra regione. La vocazione a cui faceva riferimento lei mi riferisco al turismo e quindi non c'è turismo senza una buona riqualificazione ambientale. Su questo stiamo lavorando con i grandi progetti uno per tutti. Bandiera blu litorale domizio, che significa su una parte del territorio della Campania dove eh, vi è la necessità di riqualificare ambientalmente quel territorio anche per rendere le acque balneabili maggiormente, sicure, e quindi ridare alla risorsa mare la specificità per investire nel turismo in quella regione. Allora, quel è un territorio che non avrebbe nulla da invidiare alla riviera romagnola. Spiagge enormi, una battigia eccezionale, eh, c'è però da riqualificare, c'è da mettere in moto gli impianti di depurazione quindi ecco su questo la regione naturalmente come concorre allo sviluppo del turismo in quel territorio? Concorre mettendo i soldi a disposizione, in questo caso i fondi strutturali, i fondi europei, per la riqualificazione di quelle aree. L'agricoltura è un volano di sviluppo eccezionale per la nostra regione per una regione che vive di, di, di prodotti eccezionali, unici, con delle tipicità assolute che sono presenti solo nel nostro territorio, lo fa cercando di accompagnare attraverso le risorse dei fondi strutturali i nuovi insediamenti piuttosto che la riqualificazione anche qui di alcuni territori per rendere come dire, la filiera agroalimentare completa anche dal punto di vista della qualità dell'aria e dell'acqua. Molto sulla qualità e questo, è questa è la vera sfida della nostra regione. Su questo non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, anzi, sulla qualità e sulla tipicità di alcuni prodotti, abbiamo primati mondiali. Eh, eccezionale e sulla cultura eh, sull'archeologia, su su, sui monumenti storici e artistici che sono presenti nella nostra regione non dimentichiamo che noi abbiamo realtà come quella di Pompei che ancora oggi è tra i siti archeologici più visitati al mondo bisogna poi interrogarsi del perché rimane poco poi sul territorio di questi grossi eh, numeri di persone che arrivano ogni giorno sul territorio e quindi su questo ecco, bisogna attivare quei servizi eh, con l'impegno anche di tanti imprenditori che voglio hanno voglia di fare, hanno voglia di investire, ma vogliono essere accompagnate rispetto a un investimento che non deve essere assolutamente sicuro perché l'imprenditore sa di esporsi ad un rischio imprenditoriale, ma vuole come dire, le garanzie di avere chi in qualche modo li sostiene, chi gli sta vicino. Ed è in questa direzione che l'ente regione, che il governo regionale, che il presidente Caldoro, devo dire, eh, sta andando. Questa è la, la sfida. Che ci vedrà impegnati a partire dal prossimo autunno e, soprattutto, dovrà esserci, dovrà esserci impegnata a stare vicino a quei tanti enti locali che, con i tagli del governo e quindi di conseguenza con i tagli a seguire, che avranno tutti gli enti locali, rischieranno veramente di non poter dare i servizi minimi ai cittadini se non cerchiamo di trovare una soluzione seria con l'avvertenza che si è aperta con il governo e che deve essere duratura. Ecco, un proprio un'ultima considerazione. Abbiamo notato la sua presenza a una importante trasmissione nazionale su Patre Pia, un'altra a, a Pompei. Eh, una RAI che si è rinnovata, direttore generale della RAI, è un napoletano. Un napoletano, tra l'altro, qualcuno ci dice eh, amico di studi del, dell'attuale governatore eh, Caldoro. Ecco. Una spinta in più anche in questo senso, probabilmente visto anche l'interesse di Massimo Grimaldi si potrebbe in qualche modo anche ricercare come dire, un, appunto, un rinnovato interesse produttivo della RAI nella nostra realtà. Ma guarda, è fondamentale, credo quando ci sono come dire, importanti produzioni nella nostra regione, credo che la RAI, che è una grande azienda, al di là delle polemiche che poi si, si sviluppano ogni volta che ci sono le nomine in commissione vigilanza, piuttosto che il governo, questo è bravo, quello lo era di più, eh, innanzitutto faccio gli auguri al nuovo direttore generale, naturalmente come ha detto lei è un napoletano e mi giungono voci che sia una persona molto in gamba. E, Credo che quando ci sono produzioni importanti eh, che si fanno nella nostra regione, eh, la RAI non si è mai tirata indietro, la rappresentazione di, 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 di scenari eccezionali, di paesaggistici, eh, culturali della nostra regione, credo che siano un momento eh, importante non solo per la nostra regione, ma anche per tanti eh, napoletani, casertani, per tanti campani che sono sparsi in tutto il mondo e che spesso ecco, attraverso... Ehm, produzioni importanti che rappresentano la napoletanità, la la, la rappresentano la nostra regione nel mondo, eh, la RAI ha anche qualcosa da guadagnarci.